avevo di 4 litri. Non crociato. Eccola, eccola, lei, è lei, è lei. Anna. Andata i capelli rossi, va. Voleva come una rondine. Lei ha vinto il microfonino d'oro. Che anno? Non lo anno. Non lo c'era Cavour. C'era il mago Zurlì. Era bimbo il mago Zurlì. Era bimbo il mago Zurlì. Non ce ne davano premi. Si faceva tutto in nature. Continuate. Fiasco d'olio, gli davano. Tutto in natura. Come andiamo? Niente, c'è scritto un cacchio. No, tanto la mia amica Argia! Eccola, eccola, eccola Argia. Scusami che non ti saluto mai. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anna, buongiorno, ti dice Argia. Guarda. Ora ne saluto un'altra a Milano. Sì, se mi vede, sì. Pensa, mi cerca sempre, sì. E cerca voi. C'è la finanza. Vi ma segue. Guarda che non siamo mica, c'è posta per te. Che facciamo, Anna? Apriamo la busta. Anna, apriamo la busta. Ecco così, in penombra. In penombra. Allora aspetta, con la barba si tappo. Bravo, bravo. E comunque. Poi ce l'hai più. Elsa, vieni presto. Elsa, se vieni presto, godi poco, però Elsa. Se viene presto. Argia, anche a voi ragazzi, Argia. Buongiorno. Buongiorno. Oh, dunque, allora. La tra parentesi c'è posta per te. Allora, mughina aperto, già l'ha fatto. C'è nulla. Una sega. Io partirei dalla prima parte. La terza pagina. Che c'è 21 anno del bimbo che hanno trovato scherzo. Se partiamo da qui. Da dove? Ti ricordi quante volte la giustizia è in bilico? La sede del tribunale chiuderà a fine 2018. Fermo, scusami, la giustizia in bilico. Vai. Il governo non concede la proroga ai procedimenti, il Bani migrano a Livorno. Avvocati infuriati, iniziò la battaglia. Io ce li vedo l'avvocato in battaglia. Distinti con la stilografica. Poi i protocolli, timbri. Vista! Oh, ti ha fatto bene questo giorno di virus. Siete più leggero. Porca miseria. Quanto hai cacato? Siamo 76, mi sono buongiorno per 74. In un giorno. Quindi ragazzi, baciate a Regine così piate il virus e dimagrite. 2 chili. Se poi lo volete, poi non più uguale. Una settimana 14 kg si fa la media, tanta roba. Allora, che ti volevo dire? Ah! Ma tu ricordi che tutta questa cosa del tribunale era già stata fatta sì, due anni fa, sì, mobilitazione, sì. Mobilitazione, ci hanno dato una proroghina, quindi sì, vi si tiene, ora, capito? E abbiamo un culo. Poi? La proroga attesa dal governo Gentiloni non è arrivata. La sede distaccata del tribunale di Portofrani chiuderà i battenti a partire dal 1 gennaio del 2019. Quindi se fate reati, dobbiamo stare anche più tranquilli ora. Perché se fai qualche reato, non è che vai a Portofrani, a Livorno. E ti costa. Quindi secondo me ci penserebbe a fare reati. Non facciamo reati. A quelli lì che fanno... I vandali a giro per i paesi. Ecco, le baby gang. Mi tocca pagare anche il viaggetto. Sai che ieri sera ti ho pensato, Mugo? Perché ti ha fatto? Perché ero andato a prendere pizze. Che culo. A un certo punto c'erano un gruppo di bimbotti, una sai? Baby gang. E li faccio io. Li faccio io a bimbo. Papà, posta zio, per piacere. Le pizze in mano, dai. Questo bimbo che hai detto leviti di culo perché ti do un calcio. Oh. Ah, mi ha detto scusi. Te lo do io scusi. Che cazzo. Le baby gang. Con noi le baby gang durerebbero parecchio. Me ci vorrebbero un po' qui, Siamo pronti a fare. Cosa, baby gang? E Ferrari. Siamo pronti a fare quadrato, tutti insieme. Vorrei cantare fermo, insieme fermo, a fermo, un rettangolo, fermo. Non è dietro 5 centimetri. Parla dell'epipedo. Parla che vola. Vola. Ok, la beffa dell'emendamento ritirato. Vedi, allora, perché? Vedi come è importante oggi il giornale, è arrivato in fondo. No, c'è 3 pagine. Ma sai perché? Perché c'è stato un emendamento. Questo cappello non si voleva. No, sto tanto bene all'orecchio, buoni. Deve essere staccato strozzata in gola, non è di un emendamento. Perché c'era questo emendamento, era già stato approvato al Senato. Ma poi, Manzo Gregorio, buongiorno. Ma poi è stato ritirato alla Camera.
Capito? È passato dal bagno, è andato in sala. No, è andato in bagno, ha dato lo sciacquone, l'emendamento è sparito. E in bagno ti lo sciacquone e ci dici che sei un maestro. Che doveva andare la mia moglie a teatro e invece è saldato. Saldato? Grazie a Caldarera, ma cosa sto commentate con sto freddo fuori, all'aria vi viene l'influenza. Ma sì, sto già presa. No, si ma sta è sciocchetto. È sciocchetto, senti il lupo di mare. Là, il teatro Renato Scioni Vigilanti era il gelo, ma non è la prima volta che ha il gelo. È saldato, l'hanno saldato. Allora, la prima volta che non è, era. È saltato lì, è saltata all'appuntamento con Giovedì. Ferma che Germana Paghetto, la mia bimba. L'ha preparato, vedi, lo sai. La mia bimba Noemi. Madonna. Sì, lui ce l'ha già prevista. La mia bimba Noemi fa 18 anni, di fatti gli auguri, auguri, auguri. Bene, 18 anni. Pensa 18 anni. Che quest'uomo 18 anni ce l'aveva nell'80. Ce l'avevo. Ce l'avevi? Nell'88. 91. No, che anno sei, vicini? No, sono del 71, siamo con cui fare i conti. No, allora no, aspetta. No, sì, nel 90. Nell'89. 89? Cazzo. 89. Figa. Io nel 91. 93, sì, io. Nel 91, sì. 18 anni, belli, che bellezza. Belli, 18 che anni. Meraviglia. Comunque, dai, riprendiamo. Riprendiamo. Lui già lo sapeva. Già lo sapeva. Se bandavo. Che comanda a Bolzano, che c'è il riscaldamento che non va. Ma il bello è che alla fine dicono no, che piccolo incendio nella locale caldaia. Io devo dire che mia moglie ci va sempre a teatro e muore sempre di freddo. Ogni volta che viene la sera arriva. Come è uno spettacolo? La comunità fredda, la congestione. Come cazzo deve andare a teatro? Bianca, buongiorno. Quindi, allora, sarà che è saltata questa volta la caldaia, però dateli una rassettata anche quando funziona, perché funziona male. Perché la gente sta male, sta. Quindi. Gira la pagina. Aspetta, quando potrà essere recuperato? Agosto. Che farà agosto. Troppo caldo. Agosto, allora, a cosa lo costume? Questa è la pagina che Mughini va aspettare. Oh, il mistero di Jimmy, morto a 21 anni al tempo di Roma. 21 anni. Ma che uno si chiamasse Jimmy. Ai tempi dei romani, o c'era andato con la macchina del tempo indietro. Suonava anche la chitarra e faceva l'assolo. Era mancino. No, buongiorno. 21 anni. Nella sera di Siena studia lo scheletro trovato a San Giovanni, aveva vicino a sé una pietra di ossidiana e fu sepolto in tutta fretta. Lei l'hanno fatto fuori. L'hanno cavato. Però, grandi, Laura Pagliantini e Franco Cambi, grandi, perché noi abbiamo visto l'attività di scavo, sono fantastici. Sì. Sono fantastici, quindi. Dov'è? La Parpalla, non sei sempre. Ah, vabbè, giustamente qualcuno degli studenti l'ha chiamato, ci ha dato un nome di fantasia. Cioè. Buongiorno Marisa, buongiorno. C'era mica la carta d'identità accanto. No, no, non siamo alla pietra ossidiana. Oh giù. Vabbè che sei costipato. Noi invitiamo a sostenere questa iniziativa degli scavi a San Giovanni, mi raccomando, perché è una cosa bellissima, interessantissima, e loro sono bravi, abbiamo visti. Ma è bello sto cappello, ma ce l'hai uno che ti figlia? Perché mi dà un senso di cardo. Ma c'è uno per me. Com'era l'altro giorno? A giugno glielo presti. A giugno glielo presti. Com'era l'altro giorno? Ma chi è sto vecchio? A giugno glielo presti. A giugno. Allora grazie, sto a Suvereto, ma so dell'Elba e vi seguo spesso. Siete simpaticissimi. Grazie, ti racconto un aneddoto. Questo omino qui che te vedi la mattina e conduce questa meravigliosa colazione, a Suvereto trovò l'amore della sua vita durante la sagra del cinghiale. Noi eravamo lì con le mucche pazze e lui si innamorò di sua moglie alla sagra del cinghiale a Suvereto. Sì. Sì, siamo tornati più o meno, poi l'ho portato a Suvereto. Sì, io ti spiego. Scoppiò la scintilla d'amore. Io nel frattempo ero in una camera di un coso fermo no, con Rocco Caramone c'avevamo labbri viola dal vino cianotici. Prese sonno con una sigaretta, io Rocco alzati, erano scialè, che cazzo era lì, il turismo bello. Una fucilata briata, una cosa bella fu che a quei tempi non c'avevamo le macchinette digitali, ma spettacolo, insomma, penso tanti anni fa, sì, 99, 97, curiosamente che c'era Guccini ospite alla sagra, noi ci si fa le foto con, sai, queste macchine, non ce l'avamo reso via. Io con Guccini a fare foto. Maurizio Damiani, no, si dice lasciami.
riferito al cappello, lasciami il cappello, lasciami. Vi piace. Buongiorno, c'è tutto bene, signor Andrea, sempre non tutto bene. Su internet, ragazzi. Andiamo avanti, regini, dai che siamo fuori tempo, forza. È un caso europeo. La Zerintia, Cassandra di San Piero, protagonista al simposio di Southampton. Ma sti cazzi. Yeah, this is the first fall. La notizia, ma però più entusiasmata. Butterfly is very it's good. Can. It's sun, it's can. San Piero is butterfly. Butterfly is can. It's black and white. And black. Madonna, ma che c'è? Ma come vai, madonna? Puzza di miscela. A dinamite. La notizia che più mi aveva turbato è questa qui. Stiamo correndo. Hanno fatto le corse, poverini. Hanno rotto i coglioni un anno con sta fusione. Sì, no. E Dauria, e Coluccia, e Daniele. Ma come se ne fosse ancora? Alberti. Stiamo correndo per battere la burocrazia post fusione. Corre il commissario. Corre. Ma poverino. Girolamo, m'ho fissuto. Dice, arrivano le mie difficoltà burocratiche. Come? Ne può più. Archivi e terminali del 90 sono in aggiornamento. Ti ricordo che qui la gente non è umoristica. Poi ci tocca andare a caserma. Vabbè, ma stavo dicendo che corre. Cazzo, non ne stavo mica dicendo. La folletta. Si fa mica. Ah, c'è freddo anche te, cazzo. Non so se io. No, c'ho sto scirocchetto. Che te ne vai l'orecchio? È una cosa. Buongiorno, bamboli, Stix, sei pronto per il carnevale? Per me è sempre carnevale. Il ceppipone mi sta prendendo, mi sta dando. Oh, c'è un nuovo codice di avviamento postale. Pure. Sì, sì, è certo. 57-0. Era 108. Rio. E 39 Radio Erba. Ora 57.0389. Ora 57.38,5. Carnevale, inizia il carnevale, regimi. Da che ti mascheri? Non so nulla. Da che ti mascheri? Non so, ma c'è una maschera. Sai che c'è una nuova maschera quest'anno? Ah, oggi alle 5, mar di libri, fa delle letture per la giornata della memoria. Beh. Se vuole venire, venga a mar di libri. Memoria di cosa? La memoria di La memoria di che? Del posto quando mangi il pesce, la memoria. Regini, c'è una nuova maschera quest'anno. Io leggerò un brano. Regini, c'è una nuova maschera. Un amico ritrovato di Fred Ullman. Regini, te ieri non c'eri. Sei troppo colto per noi. Regini, te ieri non. No, coglione. Regini, te ieri non c'eri. Perché che succede? È nato un nuovo supereroe a Porta Azzurro. Piano. Sì. No. Superaldo. Ah, che Superaldo. Superaldo. Aspetta, mi ci mette anch'io, sono un po' di brutto. Superaldo ha detto che sistemano la croce in comune, lo fanno in comune. Sì. Hanno vinto all'otto, allora fanno la croce e il tendone tendo struttura. Ma dove su al No, quella la vogliono far lì alla. non si è capito. Al coso, lì, a Lucignolo. Che vogliono fare? A tenso struttura. Tenso, no? Tenso. E per cosa? Lo sai che sei il mio soggetto principale, lo so, Gio di te, no? E per cosa? Lo so, però. Non lo so, la cosa, faccio la bimbi. La notizia è importante. Ha chiuso. Regini. Che? Eccola! 88! La notizia importante, Regini, è che... È che... È che... Aldo... Si mette abbiamo avuto... Abbiamo avuto numerose... Passi... Oh, ieri, e noi saremo tutti lì in fila i risassi lo fanno presentare il pubblico quando arriva subito ragazzi dopo tutto l'ha fatto ieri sul giornale c'è povero il comune ha detto poverino si scherza sì. Rompite coglioni sarà umoristico atto dai ride sempre oh merda Speriamo, ragazzi. Perché no, ciao, Valetta, bella, buongiorno. Si scherza, però ha fatto ridere questa cosa, immaginavo io Aldo vestito da Cristo con la croce che va in cima e la pianta. Hanno detto, c'è stata una gara di tanta gente vuole partecipare, in solidarietà, però hanno detto no, lo vogliamo fare il nome del comune. Basta qualcuno lo faccia, allora non fa piacere, noi sosterremo questa, noi andremo la porta alla spalla con le riprese, arriva rimane nella storia, vai e con questa immagine di Superaldo, Superaldo Bottom, guarda che mare, guarda che luna, io questa notte insieme a te vorrei sognare, guarda poi qualche giorno quando andavamo insieme a Bibi a piazza a scuola, dice qualcosa. Ma penso già oggi perché Aldo, secondo non me... ci mette in crisi però. No, Aldo, fondamentalmente. Non si scherza, ti vogliamo bene. Aldo, visto che sei un supereroe, guarda. No, noi vogliamo. No, stiamo questa croce davvero. Come stai? Bene, tutto a posto. Tutto a ci guarda mai Albino?
Sì. Guarda. Lo sai che Aldo mi disse una volta, ho fatto un sogno, lo scrisse su Facebook, ho fatto un sogno, non mi ha mai detto che sogno aveva fatto. Secondo me a questo punto sognava di rimettere la croce. Tete! Tutto a posto? Hanno già messo la prima pietra? È una mattina etilica, prima c'era Righi, ora c'è il sapere. Mi sento già attorciato stamane. Arrivederci a tutti, un abbraccio qui dall'isola di Elba. Ciao, ciao. Vado così. Ciao, come va andare?